No, dico, secondo me il servizio civile è una realtà che va di gran lunga riscoperta, soprattutto per noi giovani che non abbiamo vissuto la storia del servizio civile. E probabilmente anche io, prima di venire a contatto con l'associazione con cui ho fatto servizio civile, non avrei minimamente immaginato qual era la realtà che c'era prima, persone che dovevano accettare di andare contro la legge per rivendicare dei diritti e soprattutto per portare valori fondamentali fuori dal proprio paese. E quindi credo che il servizio civile sia una realtà che non va assolutamente considerata di poco conto. E il fatto che oggi il servizio civile rischi veramente di essere dimenticato anche per una questione economica, perché i fondi, sappiamo, l'avete detto, verranno sempre più ridotti. Quindi noi giovani abbiamo quasi il dovere di portare avanti quello che persone più grandi di noi hanno costruito nel tempo con grande fatica. È stato un antidoto anche per te il servizio civile, Elisa? Ma antidoto lo sto riscoprendo ogni volta che passano i giorni, nel senso che sono partita un po' all'avventura, forse con un po' di incoscienza, quindi pensando che non sarebbe stata una rivoluzione. Mentre l'essere casco bianco, lo ripeterò sempre, è una condizione che riscopri nel tempo, soprattutto al ritorno, perché se si accetta di mettersi in discussione e di essere coinvolti dalla realtà, tutto cambia. E quello che faccio adesso, appunto, è collaborare con il Servizio Obiezione Pace, che precisamente si trova a Mercatino Conca, che è sempre provincia di Pesaro. E insieme alla FOCSIV fanno parte della rete che costruisce appunto il sistema Caschi Bianchi. Ed è una rete molto attiva e ci tengo molto a precisare la domanda che è stata fatta prima sul ruolo del casco bianco. Il casco bianco interviene come costruttore di pace e appunto interviene in situazioni di conflitto anche quando non sono dirette in maniera di mediazione. Ci tenevo a dire questa cosa perché molto spesso il conflitto viene visto solo se diretto, solo se armato. Mentre in realtà molto spesso ci sono dei conflitti dati da una povertà strutturale che rendono complesse delle situazioni in cui è difficile intervenire avendo alle spalle una rappresentanza governativa o diplomatica, mentre invece come persone che si mettono in gioco si può fare moltissimo. Per te invece è stato un modo per sviluppare i tuoi interessi la scelta del servizio civile? Diciamo che ha fatto seguito a un filone di studi che è quello della cooperazione internazionale e quindi probabilmente è un'esperienza che avrei comunque fatto al di là del servizio civile o anche come volontariato ho fatto spesso esperienze del genere. Come diceva Edoardo, il fatto di avere un rimborso spese sicuramente contribuisce ad affrontare la situazione del non dipendere dalle famiglie. Però di certo affrontare per un anno un'esperienza all'estero solo per la motivazione economica non credo che sarebbe né duraturo né proprio darebbe i suoi frutti. Poi personalmente la scelta dell'esperienza all'estero con l'Associazione Papa Giovanni è stato determinante per un fattore che è quello della condivisione diretta. Quindi il fatto di seguire sì un progetto ma che non fosse di cooperazione in senso stretto, piuttosto di condivisione, di vita proprio pratica di queste persone e quindi una crescita personale propria, oltre che una esperienza di lavoro, diciamo.